Siamo in una grande fase di negoziazioni. Meloni si è resa conto che quel che aveva detto subito dopo le europee è una balla colossale, cioè lei aveva detto che le destre avevano vinto in Europa, che le destre erano pronte a governare, che il vento era cambiato, invece il vento è cambiato, diciamo, un pochino, c'è qualche bufera in alcuni paesi, ma nel resto d'Europa gli stessi che hanno governato fino a qualche mese fa potrebbero governare anche Eh sì. senza i voti della destra, che invece ha ottenuto qualche risultato in più rispetto al passato. Ora, la questione è che in questa fase Giorgia Meloni sta cercando di far pesare i suoi voti, che potrebbero essere importanti per permettere a Ursula von der Leyen di non avere sorprese quando si presenterà in Parlamento, dove ricordiamo il voto avviene a scrutinio segreto, quindi i parlamentari che affluiscono l'Italia potranno essere decisivi. In queste ore, però, supportata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giorgia Meloni sta dicendo: "Wei, ragazzi, non scherzate con l'Italia, noi se vogliamo possiamo anche non darvi Certo. questi voti". Quindi si evoca l'idea dell'astensione, si evoca l'idea che ci possa essere una terza via. Io onestamente non penso che ci sia una terza via, penso che alla fine il Presidente del Consiglio al Consiglio europeo voterà a sfavore di Ursula von der Leyen e penso che successivamente in Parlamento questo accadrà e penso che Meloni si farà andare bene qualsiasi cosa verrà data in Ah, Europa. quindi Devo tu dire. dici. Nel tuo pronostico, adesso poi ci torniamo, tu dici Giorgia Meloni voterà contro, non si asterrà, voterà No, voterà contro. a Ah, voterà a favore, favore, scusami, alla fine voterà a voterà favore. a favore, e devo Vai. dire che Vai. è molto divertente però sentir dire a tutti i leader della destra, Diana, Salvini, a Meloni, che ci sono dei cattivissimi europeisti che stanno tramando contro l'Italia, dimenticando che il vicepremier di questo governo, Antonio Tajani, guida un partito, Forza Italia, che fa parte del PPE, che in teoria sarebbe tramando contro l'Italia. Quindi dovremmo Esatto. stare un po' attenti con le parole. A favore.